Ciao a tutti e bentornati sul canale. Chi ha visto il mio ultimo video sa già che ho aggiornato la mia installazione di OpenHub dalla versione 4.0.4 alla versione 4.1, che è uscita in versione stable già da qualche giorno. Andando a leggere le release note, ho visto che ci sono tante novità interessanti a livello di funzionalità, oltre ovviamente a numerosi bug fix e modifiche minori, però tra tutte queste novità ce n'è una in particolare che mi ha colpito e che ho pensato di approfondire e di iniziare a testare ed utilizzare. Andiamo a vedere insieme qual è. Vediamo allora qual è la novità che mi ha colpito. E quindi siamo qua sulla pagina delle release note della versione 4.1. Quindi in particolare la novità è questa, la UI Command Item, cioè la possibilità di controllare l'interfaccia grafica utilizzando un item di tipo stringa. Questa funzionalità era già presente su Web Panel e non era mai stata però implementata sulla main UI, che ormai è diventata l'interfaccia standard utilizzata, almeno principalmente da me, anche per la gestione dei tablet appesi al muro. Praticamente questa funzionalità introduce la possibilità di controllare l'interfaccia grafica di OpenHub utilizzando un item di tipo stringa, all'interno del quale si possono passare dei comandi di visualizzazione e di interazione. Qui nella pagina delle release note ci vengono indicati questi comandi, cioè la navigazione a un URL diverso da quello attualmente mostrato sull'interfaccia, la possibilità di visualizzare dei pop-up con dei widget particolari, la possibilità di mostrare delle notifiche e poi dei comandi di navigazione, cioè la chiusura dei vari pop-up, l'indietro, quindi il ritorno alla pagina precedente e il caricamento nuovamente dell'interfaccia. Quindi questa funzionalità apre, diciamo, le porte per una gestione dinamica dell'interfaccia, quindi è possibile ad esempio tramite rule comandare delle interfacce che ad esempio stanno girando su dei tablet appesi al muro, quindi ad esempio far apparire delle notifiche in modalità molto più visiva, ad esempio far apparire un pop-up a fronte di determinati eventi, oppure una notifica, oppure una cosa che io avevo già fatto a suo tempo con Hub Panel, e cioè la possibilità di mostrare tutte le pagine grafiche implementate su OpenHub a rotazione, quindi cambiare pagina ogni tot secondi. Ad esempio, io ho il mio pannello a muro. Oltre la pagina principale in cui ci sono i valori principali di temperatura, umidità, esterno, interno e le varie luci, ho anche i vari floor plan dei piani di casa. È carino far sì che sul tablet, quando non è utilizzato, le pagine dei floor plan possano scorrere in maniera automatica. In questo modo, tramite delle rule temporizzate e utilizzando questa nuova funzionalità, sarà possibile farlo anche sulla main UI. Quindi andiamo a vedere tramite un esempio come configurare il client dove gira l'interfaccia e OpenHub per far sì che questo sistema funzioni. Ok, eccoci sulla pagina dei settings, che anche questa in teoria è leggermente cambiata rispetto alla versione precedente. È stata tolta di qua la gestione degli add-on, perché è stata messa in un menu dedicato come store, add-on store, e poi vabbè, è stata cambiata leggermente graficamente. Comunque, a parte questo, quello che dobbiamo fare noi adesso è creare un item che sarà poi utilizzato per il controllo di un'interfaccia che gira qua sul mio PC. Quindi per prima cosa andiamo a creare un item, lo creiamo abbastanza velocemente, lo chiamiamo it command UI test. Come label mettiamo test controllo UI, il tipo lasciamo stringa, la categoria possiamo anche non metterla, così come la semantic class, eccetera. Quindi un item veramente banale. Lo creiamo. E poi dobbiamo aprire l'interfaccia che vogliamo pilotare, quindi mi apro un'altra interfaccia di OpenHub, vado su una pagina a caso, ad esempio Home2, che è una pagina che stavo iniziando a costruire ma poi mi sono interrotto, e poi andiamo sul menu Help and About, perché dobbiamo andare ad abilitare appunto il comando di questa interfaccia tramite l'item che abbiamo appena creato. Quindi qua sotto dobbiamo cliccare su Listen for UI Commands to,
andare a cercare l'item che abbiamo appena creato e glielo assegniamo. Da questo momento i comandi inviati su questo item vengono interpretati dall'istanza di OpenHub che sta girando in questo browser. Quindi torniamo qua sulla nostra home e adesso dobbiamo inviare dei comandi a quell'item. Allora l'item me lo metto qui in modo tale che mi possa copiare l'ID per poi gestirlo. Ok, allora per cambiare il valore di questo item e quindi inviare i comandi all'interfaccia, si possono utilizzare come al solito o l'API oppure la console di OpenHub da riga di comando direttamente sul Raspberry. Io utilizzerei quella, quindi adesso mi loggo sul Raspberry. Metto qui, apro la OpenHub Cli console. Mettiamo la password e dobbiamo inviare il comando OpenHub send l'ID del nostro item e poi tra doppi apici dobbiamo inviare il comando per l'interfaccia. Quindi adesso mi posiziono sull'interfaccia. Questo magari lo faccio un pochino più piccolo. Per sapere che comandi dare possiamo fare riferimento qui all release note, oppure possiamo andare a vedere questo link indicato nelle release note dove c'è un post, diciamo, scritto da chi ha probabilmente fatto questa modifica, dove ci dice quali sono tutti i comandi. E per i comandi che hanno bisogno di un parametro ci dice che dobbiamo mandare i parametri separati dai due punti. Quindi possiamo iniziare ad esempio a fare una prova utilizzando il comando navigate. Navigate vuole sapere qual è la pagina su cui deve andare la nostra interfaccia. Quindi torniamo sulla nostra interfaccia, anzi torniamo sul nostro OpenHub. Andiamo a prendere ad esempio l'ID di una pagina, prendiamo ad esempio il floor plan del seminterrato. Ok, vedo che la mia pagina si chiama page 57 eccetera eccetera, quindi questo è l'ID. Quindi mi riposiziono qua sull'interfaccia, vengo qui al comando, scrivo navigate due punti slash page slash l'ID della pagina. Vediamo cosa succede. Ecco, vedete che l'interfaccia sotto si è spostata ed è andata sulla pagina che ho indicato dal comando. Quindi banalmente uno potrebbe fare una rule che ogni minuto va a mandare questo comando cambiando la pagina. Quindi si possono, per dire, scorrere tutti i floor plan in automatico. Un altro comando che possiamo inviare è ad esempio il reload, che dovrebbe ricaricare l'interfaccia. Quindi proviamo a fare il reload e vediamo se ricarica. Ok, ha ricaricato. Quindi questo può essere comodo se ad esempio facciamo degli aggiornamenti di sistema e non vogliamo andare sul singolo tablet a fare il restart dell'applicazione, ma basta che mandiamo questo comando ai vari item configurati come controllo di quei tablet. Quindi in automatico ricarica e quindi riparte con la nuova versione. Lo possiamo fare anche se ad esempio abbiamo fatto la modifica a una pagina e vogliamo vederla sul tablet. Inviamo reload e lui ricarica quella pagina. Quindi il sistema, il meccanismo sta funzionando e quindi niente, alla fine siamo noi che dobbiamo decidere in base a cosa vogliamo fare, che tipo di comando inviare.